bel segno per la professione, un bel segno per il territorio e per i livelli di civiltà che dobbiamo elevare in tutta la regione. Si apre questa mattina un asilo nido, diciamo, aziendale al servizio degli avvocati, un'iniziativa promossa dall'Ordine degli Avvocati che guarda ovviamente al di là anche del servizio specifico, che si propone di aggregarsi come servizio anche ad un asilo nido comunale, quindi aperto anche al pubblico, non solo agli avvocati. Mi pare un bel segnale in una zona importante della regione, nella quale registriamo negli ultimi tempi il riaccendersi di alcuni focolari preoccupanti. Dobbiamo lavorare così, con grande senso del futuro, con grande tranquillità, combattendo forme di violenza che riemergono qui e lì, ma sapendo che l'obiettivo che abbiamo è costruire standard di civiltà elevati, un asilo nido, una umanizzazione di una grande realtà come il Tribunale significa un grande passo in avanti per tutti. È evidente che qui abbiamo una delle zone più delicate della regione, abbiamo in quest'area uno dei focolai veri di organizzazione camorristica. Rispetto a questi problemi sono per avere una posizione, diciamo, di realismo e di freddezza, guardare in faccia i problemi per quello che sono, senza drammatizzazioni e senza occultamento della realtà. Non drammatizziamo, non contribuiamo anche noi a costruire un'immagine negativa e falsata che si riversa su tutta la regione, ma cerchiamo di mettere in campo azioni efficaci per contrastare i delinquenti. La legalizzazione della droga si dice può essere anche un modo per tenere fuori la criminalità organizzata da questo mercato. Ho ascoltato questi ragionamenti che teoricamente hanno un fondamento. Nella pratica la legalizzazione significa rovinare un'intera generazione. Questa è la mia opinione. Okay, grazie.